22 maggio 1813 nasce a Lipsia Richard Wagner. A 16 anni assiste a una rappresentazione del Fidelio. Ne è tanto colpito che da quel momento decide di diventare musicista. Intraprende gli studi di composizione e diventa direttore musicale presso il teatro a Würzburg e a Königsberg. Nel 1849 Wagner viene arrestato per aver partecipato ai moti rivoluzionari. Riesce a sfuggire alla condanna a morte e ripara a Zurigo fino all'amnistia. Nel 1852 Wagner intraprende il suo capolavoro L'anello del Nibelungo, un immenso dramma teatrale suddiviso in quattro parti. Oltre alla saga dei Nibelunghi, le sue opere più conosciute sono Lohengrin, Tristano e Isotta, I maestri cantori di Norimberga e Parsifal. Il re Ludwig II di Baviera, suo appassionato ammiratore, dal 1864 finanzia con una cospicua rendita il dispendioso stile di vita di Wagner. Wagner muore a Venezia nel 1883.